Rieccoci qua, rieccoci qua. Ogni tanto c'è la connessione che va. Salve a tutti da Orlando Guerra. E Orlando più Guerra. Come sempre, di abitudine, facciamo la nostra direttina. Passiamo il tempo mentre noi camminiamo, no Orlando? Già. Passiamo il tempuccio, insomma, così la strada ci è più lieve. Più lieve? Nel senso... pesante. È meno pesante, no? Insomma, che il viaggio è lungo, insomma. Lungo, oddio, lungo. Oggi è una... vabbè, oggi è un martedì siglato 26 marzo 2019. Sono 13 gradi centigradi e ci dirigiamo dove? Alla scuola basket, quartier generale della Pink Bull Basket, che si sarebbe trova, la Eliodoro, che sarebbe la scuola Cassiodoro. Ieri Cassiodoro, la scuola. No, mi sono confuso con lei, scusa. Ieri avete fatto la partita, la prima di campionato, con la San Michele, che è la scuola, diciamo, basket di Mater Domini. Avete perso per una piccolissima sciocchezza, 2-3 canestri, vi siete equipariati, poi siete andati... avete pareggiato, eravate a parità di canestri, poi siete andati in vantaggio. Io ogni tanto penso che... Equiparatevi. Ogni tanto penso che mi stai insultando. Oh, figurati. Però se pensiamo che l'anno scorso, con la stessa squadra avete perso, ma di lungo e di largo, insomma, è stato, diciamo, insomma, al di sopra delle vostre aspettative, insomma, ecco. Troppo lontano dalla gente. Ecco, avete praticamente... hanno vinto per parecchi e parecchi canestri, mentre quest'anno, ecco, è stata, diciamo, una partita, diciamo, equilibrata. Potevate anche vincerla, poi naturalmente. Vabbè, tutti, certo. Bisogna all'età vostra che giocano, magari qualcuno gioca meno, qualcuno gioca ma di più. Ma il fatto di giocare, bisogna divertirsi. Bisogna divertirsi e soprattutto mancavano anche un 2-3 punti di diamante che avrebbero potuto darti. Ieri ho notato che il coach ti faceva fare proprio da playmaker, insomma, tutte le rimesse, insomma. E questa è una bellissima cosa, no Orlando? Certo, una bellissima perché cosa. Finalmente ci stanno mettendo ognuno nelle proprie posizioni. Nelle proprie posizioni, una bellissima cosa che praticamente il coach, insomma, puntava su di te a livello anche di poter, insomma, ecco, fare il... No, di là devi andare, di là. Sì, no, così andava bene in no, non andava bene, mi arriva a me. E vabbè, però mi arriva a me. Scusa, stavo dicendo che me ne frega che ti arriva no, a te. No, ma adesso andiamo avanti. Ma che me ne frega che ti arriva a te? Ma che me ne frega a me? Ma se mi arriva a me, scusa, mi dà fastidio. Chi è il più grande? Io. No, sono io, come tu? Io sono il più grande. E dicevo, quindi, insomma, facevi sempre le rimesse da fondo, laterale, non so se si chiamano così. Sì. Ed è stata una bella partita, abbiamo fatto la diretta, Radio TV Ponte Grande è stata lì in diretta, poi in on demand su Radio TV Ponte Grande. Chi volesse eventualmente guardarla può andare dopo a guardare questa partita. Domani inizierà la volta del calcio, insomma. Certo che è mercoledì, no? E tanto passa l'ambulanza. Passa l'ambulanza, sarà successo qualcosa, ci auguriamo nulla di grave. Sono le 17.30. Sono 17.30, magari qualcuno potrebbe dire chi se ne frega. Me lo dico anch'io sinceramente. Vabbè, diciamo per far capire che siamo in diretta, no? Insomma, quando facciamo queste dirette, tu lo sai benissimo, che ci sono le fake, le dirette fake, no? Sì, si manda un video pensando che uno è in diretta. E a scuola, Orlando, raccontaci qualcosina. Ma insomma, ovviamente niente di particolare, sempre nelle norme anche della scuola. Anche se ora stanno interrogando molto, stanno facendo molti compiti. Io me le sono praticamente quasi tolte tutte, mi sembra. Ah, sì, compiti. Compiti interrogazioni. Ma compiti a livello all'interno di scuola, insomma, sì, compiti sì, in classe, diciamo. Ah, c'è qualcosa che uno se lo può togliere prima, un compito, e chi dopo? Funziona no, anche così? No, per i compiti diciamo no, ma per le interrogazioni si fa così. Si può anche per fare i compiti così. Si sceglie un giorno e si fa, oppure un compito in classe, a sorpresa, dipende poi. Ho capito. Mentre, vabbè, per le interrogazioni, sì, quello sì, uno se le può programmare come vuole. C'è molto sole, infatti qui, ecco, viene un po' male la diretta, ma purtroppo le telecamere sono quelle che sono. Non possiamo fare nulla. Si cammina in auto e bisogna, insomma, stare alle regole dell'auto, insomma, per lo meglio dire, seguire la strada che si fa, insomma. Infatti poi ecco si arriva, diciamo, è arrivato, diciamo, non più quella luce migliore.
si avvicina aprile, Orlando, si avvicina aprile, si avvicina anche Pasqua. Si avvicina Pasqua, insomma, noi faremo molte dirette di Pasqua, bellissimo. Quando è che Pasqua? Tu sai, mi pare, no? 21 aprile. 21 aprile dovrebbe essere Pasqua. E quindi raccontaci la Pasqua, com'è questa Pasqua? La come Pasqua funziona? È Pasqua. Io ho capito, è sta ceppa. Nel senso, no? Quella la liturgia, ma insomma, ma che cosa si. Ma perché devo dire qualcosa? Ma perché. No, non devi dire a me, lo devi dire agli altri, non a me, scusami. Va bene, solo perché sono gli altri. Allora, la Pasqua è Pasqua. Te sei un deficiente, che cosa è? E si avvicina anche il torneo Pasquale Gallo, che si va dalle 5 al 28. Penso che faremo qualcosa di speciale per riguardare le dirette noi anche a Pasqua. E beh, certo, a Pasqua faremo qualcosa di diretta. Ti faremo anche una sorpresa. Anche una sorpresa a me? Sì. Ma che bello, ma che bello. Anche se già di uovo basta questo. Che cosa? Come uovo, dico. Uovo di Pasqua? Sì. Oggi orfani anche di mamma, perché è impegnata in palestra con le sue abitudini. È un periodo che si sta allenando, perché è giusto che si alleni, fa difesa personale, sono impegnati per altri impegni. Perché poi di meno, capito? Perché si deve un po' allenare. E anche perché si stava organizzando anche con queste cosucce, no, Orlando? Appunto per. Preparava maschere, insomma, no? Queste maschere, insomma, no, non spoileriamo più di tanto, non spoileriamo più di tanto le cose. Noto che in diretta sono pochi quest'oggi, sono pochi. Oggi non so, magari sono occupati, sai. Beh, sono qua, come mai? Che mi suona male. Perché me lo chiedi a me? No, ma te lo sto chiedendo a te. Ma che ne so? È io? Un pensiero in alta voce. Ma non lo so, io perché non vengo, né che ne so? Ma che c'è bisogno di tarrabbi, non ho capito. Dio mio. Comunque, ringraziamo i coach Paolo Rossi e Milva Paolesse, insomma, che hanno fatto un ottimo lavoro. Hanno compattato. Qui hanno aperto un bel bar, dobbiamo andare a farci visita. Perché bar. Tu ogni volta o di bar o di donne parli, ma non è possibile. Tu. Vabbè, c'è di male, poi alla fine non è che ho fatto un reato, è un peccato. Capito, insomma, però, no. Cambia discorso. Bar, donna, parliamo delle mamme e delle donne. Cioè. Oh, guarda quella, oh, guarda sto bar, e da. Che dovrei guardare? Scusa, che devo guardare. Che ne so. Dicevo. Guarda la natura, il paesaggio. Ma qua siamo tutte cementate, qua non è che siamo, c'è tanta natura, siamo in città, quindi voglio dire. E dicevo, un ottimo lavoro, ogni no? Tanto anche quando passano le madri di natura, no? La madre di natura, giusto. Dicevo. Un ottimo lavoro, ha compattato la squadra, perché ci sono stati molti innesti, di cui anche tu, che passando di livello, e alcuni, insomma, si siete riuniti, quindi non vi conoscete, no? Ci sono stati nuovi innesti. E quindi non vi conoscete molto bene, quindi la palla. Scusate, devo starnutire, sta per arrivare. Ecco qua, è arrivato. Ok, io mi sono spostato così. È arrivato, ho qualche allergia. Chiedo scusa. Questo è il periodo dell'allergia. L'allergia, sì, non mi risulta che sia allergico, però insomma. Ma potrebbe. Tu sei allergico. Agli uomini sono. No, tu sei allergico all'intelligenza. Ah, questo è un tuo giudizio! No. È provato scientificamente. Mi spieghi come hai potuto provare scientificamente? Ecco come l'ho provato. Tu dici ascoltando. E dicevo quindi. E niente, insomma, ha fatto un ottimo lavoro. Insomma, adesso mi sembra che il prossimo lunedì dovrebbe esserci una serie di queste partite fatte ogni lunedì. Ogni settimana. Il lunedì quando giocate in casa e il. E altri giorni invece quando, insomma. Vabbè, grazie al cavolo. Cioè no, perché ci si organizza nel momento in cui si ha la palestra disponibile. No, ma dico che in altri giorni tu devi essere specifico. Ma scusami, per esempio, una tot scuola la fate ogni martedì, perché il martedì c'è la disponibilità della sua palestra. Un altro il giovedì, io non è che sono le scuole ora. So che l'anno scorso c'era il Crotone, c'era il Cosenza, c'erano tante, ora non vabbè, so. Vabbè, ma so. Tu sei proprio un caso a parte. Un caso a parte. Siamo dietro i semafori. Ricordiamo di quei semafori. Quando lo dico giusto non mi corregge, anche quando lo dico giusto, non capito. Insomma, è un rituale di queste nostre dirette, il ficarre picone cadanzaresi, ficarre picone cadanzaresi, insomma, io sarei il picone. No, tu sei picone, io sono picarre. Tu sei ficarre, io sono picone. O viceversa, non è così. No, è così. E insomma, fino alle 19 ci sarà questo allenamento. Scusa, veramente sto. Che cosa c'è? La tosse. La tosse, quindi. E insomma, ieri ho pubblicato anche la tua pagella.
i primi voti del secondo quadrimestre. No, in realtà, correggo, in realtà dovrebbero essere più o meno i finali, ne manca ancora qualcuno, ma... Eh beh, ancora ce ne saranno altri, penso, no? No, sono due interrogazioni. Tantissimi. Il secondo quadrimestre è così, insomma. Vabbè, allora, insomma, 10, 9, 8, 7, insomma, 7, 8, 9, 10. Il primo è pieno di interrogazioni. Eh sì, perché mi pare che, diciamo, che sono aggiuntivi. Alcuni possono essere correttivi nel senso di ampliare, certo, se qualcuno ha preso un 5 o un 6. Nel secondo quadrimestre si tenta a mantenere lo stesso voto, perché dovrebbero... Si è più larghi di bene, insomma. No, ma perché alcune persone appunto dovrebbero essere migliorate, allora si mantiene quel voto senza troppe interrogazioni. Dovrebbe essere così, linea mentre di massa. Il terzo anno, questo succede, è il contrario. Il terzo anno. Cioè sarebbe la terza media. È il contrario, perché ovviamente alla fine ci si prepara. Gli esami, sì, ci sono gli esami. E quindi l'inizio è un po' più leggero e poi verso la fine si va ad aumentare la difficoltà. Notavo che c'era un elicottero, qualcosa si è incendiata, un elicottero anche incendio. L'ambulanza c'era prima. Quella era, sì, potrebbe essere successo qualcosina. Ci auguriamo, speriamo, ci auguriamo nulla di peggio. E qualcosa è successo, altrimenti se non erano... Se non è mamma. No. E no, quindi... ma più che altro la casa no, perché noi abbiamo tante cose. No, per l'amor del cielo, auguriamoci tutto bene. Dicevo quindi, ma di solito le cose brutte si sanno, diceva così, sì, sempre mio padre, insomma, eccetera. E il prossimo anno hai gli esami, insomma, il prossimo anno ci sono gli esami, insomma. E il prossimo anno hai anche due esami, perché c'hai doppi esami verso giugno, hai quelli accademici. No, tra due anni mi sa che ho quelli io di pianoforte, tra due anni. Beh, ogni anno c'hai sempre l'anno accademico. Sì, ma fra due anni c'hai quell'esame finale per il diploma, fra due anni. Però hai l'anno accademico che va a completarsi, no? Allora, per ogni anno c'è un esame, ma come esame finale, vabbè, sul terzo anno, sarebbe il terzo anno. Quindi sarebbe quando tu faresti, se tutto va bene, linea di massima, il primo superiore, insomma. Sì. Noi ci avviciniamo, beh certo, noi ci avviciniamo sempre di più, ci avviciniamo sempre di più alla nostra meta, chiamiamola meta, oggi. Il nostro arrivo. E poi, insomma, il fine settimana concentrarsi tutto sul calcio, insomma, perché lui fa lunedì, martedì, siamo in basket, poi mercoledì, giovedì e venerdì, calcio, insomma, no? Ci siamo divisi un po', o no? Certo. Si può, insomma, mantenendo questa linea guida che poi... Poi ogni tanto cambia. Beh, cambia perché in base anche in riferimento alle partite, gli appuntamenti... E variano un po', soprattutto appunto questi eventi in basket. E ho sentito, c'è stato l'invito che ha fatto la scuola calcio Milan, che dovevamo andare, insomma, giorno 30, presso lo stadio Ippolito del Cosenza, perché ci sarà Cosenza-Palermo, dove è una partita dove il Cosenza si gioca i playoff, mentre il Palermo si gioca la Serie B. Sempre il sabato. Sì, ci ha convocato il sabato per non so quando dovevamo andare, ma purtroppo non ci possiamo essere, tanti impegni, non possiamo prenderli, aggrapparci a tutti, no Orlando? Perché purtroppo sono dei giorni un po' difficili. È difficile perché non possiamo mantenere tutti, insomma, gli appuntamenti logisticamente parlando, perché uno è a destra, uno è a sinistra, Cosenza, Reggio, voglio dire. Cerchiamo di fare del nostro meglio, insomma, ma non sempre come ci possiamo? Riesce. Vogliamo fare così, in attesa che iniziamo, insomma, inizi perlomeno tu, insomma. Io guardavo una ragazza giusto così per guardare. No, guardavo. Non c'è mamma, non c'è mamma, concedimelo. C'è mamma. E dicevo quindi. Mi libero un po'. Mi libero un po', tanto chi ci guarda non lo sa nessuno. Intanto quella guarda la dieta, poi ti dico. Assolutamente sì. Io ricontrollo sempre, c'è qualcosa che quadra, che non quadra. Io guardo. Poi ti viene sempre quando. Guardare non fa male. L'importante è non agire. Appunto, io guardo. Vuoi fare una recensione di un piccolo gioco, diciamo? No, ma ultimamente volevi quel gioco che mi hai raccontato. Allora, mi hai raccontato, no, un aspetta, gioco. Ultimamente a quello parte... della mamma, là, com'è? Sì, è un gioco un po' complicato da spiegare, però. Vabbè. The Binding of Isaac sarebbe. È un gioco che in realtà non è uscito, non è molto recente. Lo vorrei comprare perché lo voglio provare. È un bel gioco. Più o meno. No, in realtà non è. Un tripla, anche perché è un indie. Non so se tu sai che cosa significa. No. Indie, un gioco indie. Cioè che non è prodotto da una. Sì, prodotto da una, da una persona, diciamo. No, amatorialmente. Amatorialmente, sì, si può dire così. Io tolgo la cintura, ormai siamo in una privata. E quindi indie, cioè sarebbe. Non prodotto da una grande casa produttrice, per farti un esempio, la Ubisoft, la EA Sports, cose del tipo genere. Tipo FIFA, insomma, eccetera. Appunto.
E quindi praticamente è fatto un materiale, insomma, diciamo che graficamente ho visto un po', insomma, lascia un po' a pensare. Ma perché gli indie hanno questa volontà, ovviamente, perché non hanno le possibilità per pensare a dettagli come la grafica, e pensano soprattutto al gameplay, quindi migliorando l'esperienza di gioco. Mentre uno degli ultimi giochi che ho completato al 100% è Super Smash Bros. Ultimate. Quello è bellissimo. L'ho finito al 100% completato, ogni singola cosa. Mi ricordo che sui forum, io e dei gruppi, ho messo qualche tua foto, insomma, nel senso del gioco, no? Sì. Una foto finita, eccetera, eccetera. Ah sì, poi mi chiesto. E mi prendevano in giro, dicevano, non è possibile, quanto anni ha tuo figlio? Io gli dissi 11 anni, perché all'epoca, sì, ne, all'epoca ne avevi 11, ora ne hai 12. No, al tempo però avevo finito solo la modalità storia, ma io parlai, ma la modalità storia, mi ricordo che dissi questo, e mi hanno preso in giro, diceva, ah, ma tu lo fai per vantare tuo figlio, eccetera, eccetera. Poi nel momento in cui gli ho fatto vedere delle foto, anche per il fatto dello spoilerare, non volevo farlo, ma questo mi disse, inviavano privatamente, io glielo inviai. Sì, perché pubblicamente poi da un po' fastidio. Avrei spoilerato un po'. Glielo inviai, diciamo, privatamente, questo mi ha detto, complimenti a tuo figlio, non pensavamo una cosa simile. E dicono che è un gioco, uno dei più difficili nel giocare, no? Oddio, qua si sbagliano in molti. In realtà è un gioco molto semplice, perché è accessibile a tutti. La difficoltà varia poi nei combattimenti, ma sono cose anche opzionali. E il gioco in sé è molto semplice da comprendere. Cioè, praticamente c'è un tasto, sono gli attacchi semplici, un tasto sono gli attacchi speciali. Gli attacchi speciali variano per ogni combattente, e puoi direzionarli sopra, sotto, a sinistra. Sì, ma nel combinarli insieme, nella mano, cioè, tu dici nella competitività. Nella competitività, nel gioco, è facile dirlo, insomma, ma nel giocare, insomma, diciamo, combinare queste mosse non è facile. No, in realtà è solo un problema nel cercare il personaggio che si adatta più al proprio stile di gioco. Ad esempio, magari io, che ne so, sono uno che tende molto ad attaccare, allora mi prendo un personaggio che è fatto per questo scopo. Ma poi faccio un esempio, ormai si può dire Thanos, insomma, come si chiamava il film di Thanos? Avengers Infinity War. Il primo, perché ora ci sarà il secondo, no? La parte. A proposito, chi non l'ha visto, ragazzi, si fermi, no? Vedetelo, è perché è bellissimo. È un qualcosa simile a quello là, diciamo, no? Che poi alla fine di questo gioco non possiamo spoilerare, insomma, alla fine si partiva da un semplice sopravvissuto. Ecco, sì. No, vabbè, ma questo lo possiamo dire che è nel trailer. Nel trailer. Ma noi parliamo di cosa? Del gioco? Del gioco, facendo... del gioco. Del gioco, sì. Del gioco, sì. Sopravviveva questo Kirby, questo, Kirby. Questa non pallina. Non so, ma a te piace Kirby? Non so, perché tu mi avevi detto, ah, mi piace. Guarda, tantissimo. Io sono, sì, tu lo sai, sono molto scettico in queste cose, cioè nel senso che sono molto critico, ma critico infatti, in che senso? Infatti, tu all'inizio avevi molta difficoltà a comprare. Guarda, poi io sono molto, visto... molto, molto, come dire, critico, molto critico, critico in queste cose, nel senso che, vabbè, è giusto anche che sia così. Cosa voglio dire? Cioè, non si può partire. Cioè, il Kirby in sé per sé non ha delle potenze, diciamo, potenze chissà come, insomma. No, vabbè, ma e sopravvivere a una catastrofe e far morire determinati personaggi, invece come che secondo il mio giudizio avrebbero potuto sopravvivere. Faccio un esempio, no? Muore, non lo so, come Sonic. Si chiamava? Muore. C'è anche Sonic, scusa. Vabbè, per esempio. Vabbè, parliamo di Sonic. Muore Sonic e non che potrebbe andare alla velocità della luce. Bravissimo. Però poi mi hai spiegato il perché lui non muore. Ah, sì, allora, molto lo spiego. Praticamente nel trailer lui voleva aiutare Sonic, era Pikachu. La tua collega. Vai. Voleva aiutare Pikachu, un altro dei suoi compagni, e quindi rallentava per cercare di aiutarlo, ma poi è stato colpito e ucciso anche lui. Sì, perché mi pare che tu mi dicevi su Kirby che lui praticamente va alla velocità della luce, grazie al suo mezzo, che in realtà che lui si trasforma, viaggia, no? Nel tema. Questo non è spoilerare, no? No, perché è praticamente una stella. È una stella, insomma, lui va velocissimo, quindi lui esce dalla... Tra l'altro, guarda chi è la collega. Sì, l'ho già vista. Dicevo, quindi praticamente lui, andando più veloce della luce, scompare, quindi dopo evita questa sua morte e riesce poi a sopravvivere. Tra il tutto noto lui riesce a liberare tutti e sconfiggere. E sconfiggere, insomma, è molto bello. Infatti, comprato. Allora costa poco. All'epoca lo pagavi 70 euro, credo. Lo pagai 70 euro. Sì. No, vabbè, erano abbassato alle 55, anche forse meno. Anche forse meno, perché praticamente questi giochi poi si trovano anche alla.
come si chiama, il GameStop, insomma, che poi hanno questa usanza, che loro portano i giochi, gli vengono scontati a poco prezzo, sì, e poi vengono diciamo ricomprate, insomma voglio dire, poi là ne porti due, ne prendi uno, insomma una cosa, ci sono simile, diverse promozioni. E quindi questo è il gioco che vorresti consigliare ai tuoi amici, ai tuoi fans? Assolutamente questo. Vabbè, magari Ultimate, magari, ma noi stiamo parlando solo della modalità story, che magari può essere complicata per alcuni, ma non c'è solo questa modalità, è anche perché è un gioco basato sul multiplayer, cioè sei più giocatori. Ma se invece vogliamo, diciamo, un gioco che magari anche tu non conosci, nel senso che è un gioco che sta per uscire, quindi un nuovo gioco di Zecca, quale vorresti consigliare ai tuoi fans? Vabbè, nuovo di Zecca, non proprio nuovissimo, ma comunque uscito da poco, magari Marvel Spider-Man, il nuovo Spider-Man uscito in esclusiva PS4. Questo è quello. Sì, perché dovete sapere che Orlando c'ha tutte le console possibili e immaginabili della Terra, parliando dai più recenti, dalla Nintendo Switch, finendo anche la più antica, Commodore, cose. Vabbè, Commodore sono retrocomputer, parliamo dell'Atari, parliamo della Nintendo, del Pong, che ti ricordi, sì, insomma. Vabbè, tu lo ricordi nel senso che ci hai giocato, ma c'ho giocato, me lo ricordo io, forse anche poco. Tu te lo insomma ricordi perché ci hai giocato nell'infanzia. Ci ho giocato nell'infanzia, avevo l'età tua, giocai, mi ricordo che questo era amico me l'ha prestato, era bellissimo, pensate un po'. Tra l'altro era la tecnologia più avanzata. Questi tempo, quadratini, quindi, che giocavano tra di loro con la pallina, che andavano a sbattersi l'uno con l'altro, se pensate, chissà cosa sembrava all'epoca. Ora, a pensare che c'è un gioco tipo Smash, insomma, che è un mondo ci tutto, sono tante cose, cioè, un gioco che mi è rimasto molto, diciamo, ecco, in mente, che mi è piaciuto moltissimo, è quel gioco che c'è la canzone che va al contrario, ora non ricordo il nome, in 8 bit, hai giocato l'altra volta? Sì, me lo ricordo, in 32 bit, no, faceva non mi ricordo come si chiamava. Rayman Legends, ma non andava al contrario, che dici? No, la canzone, ho sbagliato, no, io mi confondo con quell'altro gioco, che è un gioco che andavi al contrario. Sì, anche quello è un indie, mi sembra. Ora non mi ricordo il nome. Cioè, praticamente questo gioco, non ricordiamo il nome, questo gioco praticamente aveva la forma di un peperone, se non erro. Sì, di un peperoncino. Praticamente, no, i giochi iniziano fino alla fine, no? E poi salvi la persona. Era il contrario. Questo è il contrario, cioè dalla fine dovevi andare all'indietro, insomma, una cosa. E poi dovevi percorrere il livello al contrario. Ad esempio, le monete che avevi raccolto le dovevi rimettere a posto. Sì. E le monete che non avevi raccolto non le dovevi prendere. Quindi c'è anche una forma di memoria, insomma, in tutto questo, no, per poter ricordare. No, perché te le mostra quelle che hai raccolto, perché tu ovviamente il gioco non l'hai evitato. E se li prendevi? Se le prendevi ricominciavi il livello, perché creavi un paradosso. Bellissimo, questa è una cosa veramente bella. Ci suona il telefono, vediamo. Numero privato. Vabbè, io vi saluto e ci risentiamo alla prossima. Ciao.